26 settembre del 1997, Assisi, questa splendida città legata al nome di Francesco, che conserva tesori d'arte, fu colpita da un terribile sisma, circa il 6% della scala Richter. Tremarono le case. Gli danni furono enormi al patrimonio culturale e alle abitazioni. Qualche giorno dopo ci fu un sopralluogo nella Basilica Superiore che sembrava avesse avuto i maggiori danni, perché, come voi sapete, nella Basilica Superiore c'è il ciclo di Giotto che rappresenta un punto fondamentale nella storia dell'arte. E mentre era in corso il sopralluogo, le volte caddero. Caddero e travolsero quattro persone, due sovrintendenti della regione Umbria e due religiosi che assistevano insieme al padre conventuale il sopralluogo. Bene, nella basilica si trovava un operatore freelance, si chiama e lavora ancora oggi Paolo Antolini, il quale schiacciò, diciamo, il click della sua telecamera e filmò il disastro, 17 secondi di terrore che hanno fatto, come immagino, il giro del mondo. Raffaello Perillo ve li presenta adesso. Oggi, quel 27 settembre, è stato ricordato con l'intervento del Presidente della Repubblica, Mattarella, il quale si è recato ad Assisi, ha fatto visita, diciamo, al Sacro Convento, ha fatto visita anche alla Sovrintendenza a Perugia delle Arti, ha visto la rinascita di Assisi e il Presidente della Repubblica ha detto, fra l'altro, in un suo intervento, che occorre una solidarietà nazionale, un piano per la prevenzione, perché non dobbiamo dimenticare che nelle Marche e nell'Umbria abbiamo ancora tonnellate di macerie. Mattarella ha anche elogiato la protezione civile per il suo impegno e ha ricevuto anche, come dire, un regalo dagli operai della Perugina, i cosiddetti baci Perugina che tutti conoscete, però con un memorandum, con una petizione, perché i 364 lavoratori della Perugina rischiano il licenziamento dalla Nestlé. Ecco, Assisi quindi è rinata, domani attende Gentiloni,
nella festa di San Francesco per accendere, come dire, la lampada votiva davanti al poverello di Assisi, come è costume del nostro paese. Dalla rinascita di Assisi, però, noi andiamo adesso ad Amatrice e vediamo qual è la situazione attuale in un filmato. Come Amatrice, anche Accumuli è arcuata del Tronto, mentre a Norcia i lavori stanno procedendo a buon ritmo. Ma Amatrice ha ancora ferite aperte, le macerie non sono state tolte e il sindaco della cittadina distrutta, Sergio Pirozzi, ha denunciato a chiare lettere nei giorni scorsi qualche cosa che non andava anche nella ripartizione dei fondi raccolti sulla base della solidarietà popolare. Insomma, l'inverno si prepara in maniera crudele perché, come voi sapete, in queste zone nevica di frequente, i rigori invernali sono veramente estremamente rigidi. Ecco, quindi ad Amatrice, Accumuli e Arquata si spera che la burocrazia, che è il male peggiore che possa esserci in questi casi, si dia, come dire, una mossa, una regolata ed acceleri le procedure per portare i cittadini di nuovo nelle proprie case e in condizioni di vivibilità.